come emanazione sovrastrutturale che legittima il mondo. E quindi, ancora una volta, come leggere il Capitale? Quale tipo di sapere racchiude? Accolgo molto volentieri a questo proposito la tesi che recentemente è stata formulata da Francis Wen, il quale Francis Wen ha sostenuto essere il Capitale non già un'opera economica, non già un'opera sociologica, non già un'opera politologica, non già un'opera scientifica e così via. Secondo Francis Wen, il Capitale è un romanzo gotico. Espressione straniante questa. In che senso un romanzo gotico? Nel senso che, come il Frankenstein, ad esempio, come i grandi romanzi gotici della modernità, il Capitale di Marx narra la vicenda di come l'umanità crea un mostro che poi finisce per signoreggiarla. L'umanità che dà luogo al capitalismo come modo della produzione, come oggettivazione del lavoro, dei rapporti sociali umani, e questo oggetto assume le sembianze di un mostro terrifico che signoreggia l'umanità. C'è un passaggio molto bello in cui Marx, nel primo libro del Capitale, a proposito di queste metafore, potremmo dire appunto mostruose, terribili, che rivelano l'essenza del capitalismo come mostro, dice, citando il Faust, il Capitale agisce come avesse amore in corpo, come avesse amore in corpo. Appunto, una citazione del Faust, questa, che rivela il carattere mostruoso del capitalismo. Appunto, citando ancora il Faust, si finisce che si dipende dalle cose fatte da noi. Si finisce che si dipende dalle cose fatte da noi. Il capitalismo come oggettivazione del genere umano che si autonomizza e lo signoreggia in maniera mostruosa. Appunto questo dà luogo, come sappiamo, a uno dei grandi temi che attraversa diagonalmente l'opera di Marx e nella fattispecie il Capitale, in verità anche le altre opere, l'ideologia tedesca pure attraversata da questo tema. Cioè essere la realtà sociale all'interno del cosmo a morfologia capitalistica un mondo spettrale, un mondo stregato, un mondo appunto animato dalle cose, le cose che cessano di essere tali e assumono lo statuto di veri soggetti che signoreggiano gli uomini. Inversione dialettica, le cose diventano uomini, diventano soggetti e i soggetti umani si riducono a cose. Alienazione, feticismo, cosificazione, verdinglichung, la reificazione. Sappiamo come quanta parte abbiano nel primo libro del Capitale queste immagini, che sono ben più di immagini. Abbiamo le merci che diventano tavoli che ballano, abbiamo il Capitale che è un vampiro vorace di plusvalore, abbiamo il Capitale che è un lupo mannaro, abbiamo le merci appunto che sono sensibilmente sovrasensibili e piene di capricci teologici. Abbiamo appunto un mondo stregato, come dice Marx stesso nel terzo libro del Capitale. I morti dominano i vivi. Abbiamo quindi una oggettivazione feticistica, alienata, in cui l'umanità si perde laddove dovrebbe trovarsi, nel lavoro umano sociale, che lungi dall'essere il luogo in cui si realizza l'umanità, diventa il luogo in cui essa diventa straniera a se stessa. Dice Marx in un passaggio decisivo del primo libro del Capitale, il processo della produzione padroneggia gli uomini e gli uomini non padroneggiano ancora la produzione. Appunto, si autonomizzano le cose, diventano autonome. È una tesi interessante questa, degna di sviluppo. Potremmo dire che costituisce anzi un rovesciamento ante litteram delle note tesi di Max Weber, ad avviso del quale il capitalismo, lungi dall'essere un mondo alienato, spettrale, stregato, mostruoso, costituisce il trionfo della ragione appunto nella forma del disincantamento del mondo. Nel mondo capitalistico tutto procede razionalmente, dirà Max Weber. Tutto procede in forma pienamente razionale. E qui c'è il trucco per comprendere le due visioni opposte. La visione che discende da Weber, quella che vede nel capitalismo pura razionalità, la visione appunto dell'intelletto astratto, per citare Hegel, la visione che appunto guarda al capitalismo nelle sue singole parti astratte dalla totalità in movimento, in cui appunto il capitalismo può sembrare la quintessenza della razionalità, gestione razionale dei profitti, gestione razionale delle aziende, razionalità sotto ogni profilo. E dall'altra parte la visione dialettica, hegeliana, propria di Marx, il capitalismo come totalità in movimento, dove appunto vedi nel capitalismo come totalità in movimento il contrario della razionalizzazione,
Vedi un mondo stregato in cui i titoli di borsa, per attualizzare il discorso, le cose, le merci, lo spread dominano gli uomini. Appunto, i morti dominano i vivi. Si oggettiva in forma feticistica la produzione. Il capitalismo diventa un mostro autonomo. Qualcosa di simile troveremo nel Novecento quando Heidegger, pur da un altro punto di vista, parlerà di Gestell, il dispositivo anonimo e impersonale della tecnica. Il capitalismo è in questo senso un Gestell, un dispositivo anonimo, impersonale, che non coincide con gli attori sociali di cui si avvale. Il capitalismo è il vero soggetto nel mondo capitalistico. Nei Grundrisse Marx dice che nel capitalismo, nel modo di produzione capitalistico, solo il capitale è posto in condizioni di libertà, essendo tutti i soggetti assoggettati alle sue logiche di produzione. I singoli individui, ci insegna Marx nel primo libro del Capitale, sono pure Charaktermasken, maschere di carattere, personaggi che recitano un ruolo che è il capitale stesso, come mostro autonomo, a imporre loro. Perfino i capitalisti, che solitamente vengono scambiati con attori autonomi, come dominatori, come soggetti che sfruttano il lavoro, sono essi stessi assoggettati al nesso capitalistico. Il capitale utilizza i capitalisti in vista della valorizzazione del valore, cioè della smisurata crescita del capitale stesso. I capitalisti che pensano di essere liberi sono essi stessi sottomessi al nesso della produzione capitalistica. Potremmo dire, variando il tema hegeliano, che abbiamo un'astuzia della produzione capitalistica, che illude gli individui di essere liberi, utilizzandoli in realtà in vista del proprio insensato obiettivo, la crescita illimitata del capitale, la valorizzazione del valore, il movimento di crescita illimitata. La tesi di Wen, prima evocata, mi sembra particolarmente efficace. Propongo però di integrarla filosoficamente in chiave idealistica, perché l'idea fondamentale del capitale, il genere umano che si perde e si ritrova nelle proprie oggettivazioni, che si aliena e si disaliena, che si perde nella produzione per poi essere chiamato a ritrovarsi in essa, a tornare a padroneggiare la propria storia, il proprio processo di scambio con la natura, come dice Marx, ebbene questo dispositivo di pensiero, questa architettura del pensiero, rimanda certo al romanzo gotico, ma rimanda anche al grande dispositivo centrale nella stagione idealistica, l'idea appunto del nesso soggetto-oggetto. L'idea cioè centrale in Fichte e in Hegel, essere il sistema delle mediazioni sociali, non una cosa in sé, autonomamente esistente e tale da dover essere rispecchiata, ma essere invece il prodotto, sempre riprodotto, dell'attività umana. Ovvero non esiste un oggetto senza il soggetto. In termini fichtiani, kein Objekt ohne Subjekt. Questo cosa vuol dire? Sul piano gnoseologico lo sappiamo, è chiaro, per chiunque abbia un minimo di mistichezza con l'idealismo. Quelli che noi pensiamo essere oggetti autonomi in realtà esistono sempre come prodotti del pensiero, nel senso che non abbiamo mai a che fare con oggetti esterni, ma sempre solo con l'atto del pensiero che pone in uno il soggetto e l'oggetto, il pensante e il pensato. Quindi gli oggetti esistono sempre mediati dalla mediatezza del porre del soggetto che li pone pensandoli. Piano gnoseologico. Ma sul piano sociale e politico qual è la conseguenza di questa posizione? La conseguenza è evidente. La società, i rapporti di produzione, i rapporti giuridici, le forme economiche non esistono come cose in sé, non esistono come oggetti dati e tali da dover essere rispecchiati. Questo si chiama ideologia, appunto il mondo sociale storico che viene presentato come natura e dunque tale da dover essere solo accertato. No, l'idealismo ci insegna che questi oggetti esistono sempre mediati dal porre della soggettività umana, cioè appunto borsa, titoli di spread, economia, leggi giuridiche esistono sempre come esito di un'oggettivazione storica dei soggetti sociali che così come l'hanno posto in essere possono trasformarli. Di qui appunto la nota undicesima tesi su Feuerbach di Marx: i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, tesi che peraltro viene sempre salutata come se fosse una innovazione totale, ma si trova già ampiamente tematizzata nell'idealismo tedesco. Prendete la destinazione dell'uomo di Fichte, è colma di espressioni di questo tipo. Non il tuo sapere, ma l'agire secondo il tuo sapere determina la tua destinazione.
appunto il compito del soggetto nella storia, secondo l'idealismo fichtiano, è quello di oggettivarsi in forme sempre più razionali, in una costante opera di trasformazione della realtà esterna in vista di una sua sempre maggiore conformazione alla soggettività operante nella storia. Appunto, il grande codice idealistico al centro di Das Kapital è quello per cui, in perfetto stile hegeliano e fichtiano, l'umanità è pensata come un unico io, come un unico soggetto agente nella storia, e si aliena e si disaliena nelle sue creazioni. Appunto, si ha alienazione feticistica, per ricorrere alla terminologia di Das Kapital, quando il non io, cioè le oggettivazioni sociali, storiche dell'umanità, cessano di essere pensate come tali e prendono a essere concepite come cose autonome, che esistono autonomamente e rispetto alle quali l'umanità deve chinare il capo per essere appunto asservita ad esse. Appunto è il grande dispositivo, quello del capitale, che troviamo già interamente racchiuso in Fichte, la dottrina della scienza, ma anche nella fenomenologia dello spirito di Hegel. Il divenire altro che deve essere ripreso. L'umanità è un divenire altro, un uscire da sé, un smarrire le proprie potenzialità, un perdersi nella storia per poi recuperare questa alienazione, ritornare in sé dopo l'uscita di sé. Il prodotto che si autonomizza, la produzione che diventa autonoma e deve essere recuperata, l'umanità che deve tornare a fare autonomamente la propria storia. Appunto abbiamo a che fare, in Hegel come in Fichte e in Marx, con un divenire altro di un soggetto che si riafferma praticamente nella sua storia. Il feticismo delle merci non è altro che lo sviluppo più coerente di questa espressione. Appunto, l'io si perde nelle sue creazioni e si finisce che si dipende con le cose fatte da noi, citando ancora il Faust. Proprio come nella religione, dice Marx. Nella religione l'uomo dipende dal prodotto del suo cervello, che si autonomizza e lo domina minacciosamente, e analogamente nella produzione capitalistica si piega al prodotto della sua mano, il mondo delle merci, rispetto a cui gli uomini diventano puri mediatori di merci. Le merci sono i veri soggetti della religione del capitalismo, e non a caso il primo libro del Capitale si apre con l'analisi della merce, si apre con l'analisi del capitalismo come immane raccolta di merci, un'immane raccolta di merci. Appunto la Verdinglichung, la cosificazione, la reificazione è proprio questo, la metamorfosi dei rapporti sociali fra gli uomini che diventano cose anonime. Appunto, il codice dell'idealismo, della soggetto-oggettività, mi sembra decisivo anche in Das Kapital. Cioè, appunto, troviamo in Das Kapital quella identità tipica dell'idealismo tra il soggetto, il genere umano pensato come un unico io, e l'oggetto, cioè la storia come teatro delle sue oggettivazioni. L'alienazione dell'umanità coincide appunto con questo perdere di vista le proprie oggettivazioni che, lungi dall'essere pensate come oggettivazioni, vengono pensate come cose a sé stanti. Dunque non è un'opera economica il capitale, almeno non primariamente un'opera economica. Questo risulta tanto più evidente se ci si domanda che cos'è il capitalismo per Marx, che cos'è il capitale per Marx. Se si legge con attenzione il primo libro di Das Kapital, non può passare inosservato come Marx collochi il capitalismo, anche se lui lo chiama modo della produzione capitalistica, capitalistische Produktionsweise, come regno dell'illimitatezza. Il capitalismo è anzitutto una questione metafisica, se volete, non economica. Il capitalismo coincide con la prima società umana in cui regna incontrastato il principio dell'illimitatezza, il cattivo infinito della produzione illimitata, la rincorsa